benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Tantissimi giovani talenti sono passati dalla scuola di Amici, ma lui fu espulso ai provini, oggi è una vera star della musica italiana, il rimpianto di Maria De Filippi. Se Maria De Filippi non ci fosse, sicuramente il mondo dello spettacolo italiano sarebbe ad oggi molto diverso. Bisogna obbligatoriamente attribuire a lei infatti, la nascita di veri e propri format televisivi e la scoperta di tantissimi talenti che gli stessi hanno lanciato. Basta pensare a trasmissioni di Punta del Palinsesto ormai da anni, come Uomini e Donne ed Amici. Sono innumerevoli i volti che sono stati lanciati nel turbine mediatico proprio dalla regina di Fascino. Nonostante il duro colpo della scomparsa piuttosto improvvisa di Maurizio Costanzo, la conduttrice si è fatta coraggio ed è tornata al suo lavoro dopo un brevissimo break. Adesso inizierei perché così mi hanno insegnato, è stata la frase con cui ha aperto la registrazione di Amici immediatamente successiva al tragico evento. Non si placano le voci però, sulla possibile intenzione di allontanarsi definitivamente dal piccolo schermo per dedicarsi a tempo pieno alla produzione. Difficile immaginare di vedere i programmi di Maria De Filippi condotti da qualcun altro, ma i rumors sarebbero per il momento senza alcun fondamento. Tantissimi artisti devono il loro successo alla mattatrice di Canale 5, che ha concesso un'opportunità importante di far conoscere il loro talento proprio attraverso i suoi seguitissimi show. Uno di questi però, all'epoca dei suoi provini ad Amici venne scartato. Una scelta che in seguito, potrebbe aver rappresentato un piccolo rimpianto per Queen Mary, visto che ad oggi è diventato una vera star della musica italiana. Mi è dispiaciuto, Maria De Filippi confessa la verità sull'esclusione da Amici, oggi lui è una stella della musica. A 23 anni di distanza dal suo debutto in TV, Amici continua a riscuotere un grandissimo successo tra i giovani. Per chi ha ambizioni artistiche nella vita, rappresenta tuttora un vero e proprio miraggio, che è possibile raggiungere solo grazie ad un grande talento e dopo una serie di durissime selezioni. Il talent show è il sogno che tutti vorrebbero realizzare, soprattutto perché rappresenta un vero trampolino di lancio nel mondo della musica e dello spettacolo in genere. Gli artisti alle prime armi ottengono importanti opportunità di partecipare a contest di spessore come il Festival di Sanremo, o di incidere inediti e girare le piazze con le loro hit. Uno di loro però, è letteralmente sfuggito alle grinfie di Maria. Si tratta proprio di Ultimo, oggi una vera star della musica italiana, tra i più seguiti giovani cantautori degli ultimi tempi. Proprio lui, Niccolò Morricone, alcuni anni fa tentò di entrare nella scuola più famosa d'Italia ma non superò i provini. Soltanto poco tempo dopo comunque, la sua carriera si avviò ugualmente grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo Giovani. La De Filippi e il suo staff dunque, all'epoca non riconobbero lo sconfinato potenziale del giovane romano. Ne parlò lei stessa in un'intervista al Maurizio Costanzo Show, in cui confessò di essersi sentita rammaricata per l'inconveniente. Due anni fa passò Ultimo qua, e chi fece le selezioni all'epoca non se ne accorse. Mi è dispiaciuto. Io e lui ci sentiamo al telefono ed abbiamo un ottimo rapporto, rivelò la regina di Mediaset. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.